Omar Abdul Sefer Rahid è un uomo capriccioso. I suoi affari ama definirli per conto proprio. Prima vorrà conoscerla. Ormai tutto quanto dipende soltanto dalla simpatia che avrà per lei. Beh, potrei invitarlo a casa mia, ma temo di non essere all'altezza. Ah, non si preoccupi. Il mio signore è di gusti semplici e si contenta di poco. Allora faccio la pizza. Basterà un tappeto persiano perché si possa sedere e delle orchidee da poter guardare, da mangiare dei piccoli assaggini di frutti di mare, ostriche naturalmente, botarga e fegato d'oca, in un'atmosfera tutta orientale. Beh, io organizzo, ma mi raccomando però, eh. Alla mano! Il tappeto persiano, signor pretore, lo ebbi in prestito dall'inquilina di fronte. Ma tutto il resto dovetti pagarlo impegnandomi l'ultima argenteria rimasta. Come se ciò non bastasse, che Allah lo faccia affogare in un pozzo di petrolio, Omar Abdul Yusuf al-Rashid si presentò inaspettatamente con le 12 mogli, che erano molto carine, ma che mangiavano come un esercito di guerriglieri curdi, senza contare Hakim e le due guardie del corpo. Ancora qui sei. Non si trova più personale qualificato. Da voi Domenico, metti su quella musica, per favore. Come sono belle le mogli di Yusuf. Non si vede niente. Non si vede niente, però guarda che bei capelli biondi che hanno tutti. Oddio, mi sta guardando di nuovo. Non ho fatto altro tutta la serata. Sai chi mi ricorda? Omar Sharif, in quel film della spia. Tu lascialo spiare. Gli occhi non sono le mani. Pregatene. Beh, ma mi hai fatto mettere questo vestito? Mi sento nuda. Così mi si vede tutto quanto. Preferiresti essere impacchettata come quelle là? E nascondere tutte le cose belle che hai? Sì, però. Lo vedi come mi guarda? Non vorrei che immaginasse. Non so. Lascialo immaginare. L'immaginazione non costa niente. Omaggio della ditta. È la barca che deve pagare. In contanti. Vuole la signora ballare per me? Quello che io chiedo, lui chiede. Io? Grazie. Brava. Grazie. Alun Peltarik del Mala Halibun. Scusi, com'è che ha detto? È un'antica espressione araba, dolce e poetica, forse un po' colorita. E il mio signore dice che non ha mai visto una luna appoggiata su un così bel... Ah, è un po' difficile da tradurre. Come dite con educazione, culo? Deve essere scoppiata la lavastoviglie, scusate, eh. Allora, del pra... Avanti! Mi scusi se fumo, ma sono un po' nervoso. La festa durò fino al mattino e nonostante la sciagura in cucina, le cose si erano messe per il meglio. Tant'è vero che a un certo momento il signor Hakim, il segretario di Sua Altezza, esattamente alle 4:27, intonò una canzone napoletana. O sole mio! No! Come no? Sì, lo giuro! No, ma dicevo di no a mia moglie, mi ha messo in bocca la sigaretta dalla parte accesa. Scusami, amore. Dottore, preferisce che prosegua io? La prego, avvocato, non mischiamo le dialettiche. Avanti! Francesca, vai avanti tu, mi fa male il piede. Prima d'andarsene, Yusuf ci fece capire con parole sue che avrebbe firmato il contratto e che avrebbe versato un anticipo di ben mezzo milione di dollari. 500,000 dollars.
Dopo? Lega quadratino prima. Per la consegna entro 12 mesi un totale di 10 milioni di dollari. Speriamo di rientrarci, ci avete preso per il collo, eh? Postilla. Volendo aggiungere una 13ª perla bruna alla sua collezione di perle bionde. Non capisco. Dunque, postilla, volendo aggiungere una 13ª perla bruna alla sua collezione di perle bionde. Non capisco la postilla, mi scusi. È una postilla determinante. Il mio signore è un uomo molto capriccioso, gliel'ho detto. E l'altra sera a casa sua, alla festa, il suo cuore ha palpitato più velocemente. E il suo harem mi è sembrato d'improvviso incompleto. Ora vuole aggiungere una 13ª perla bruna alle 12 che già ha e tenerla sempre per sé. Quello che io ho scritto, lui ha scritto. Ah, lui vorrebbe aggiungere una 13ª perla bruna alle 12 bionde che ha. Eh sì? Sì, tanto... sì, tanto non costa niente. Prego, si accomodi. Cosa fa? Si accomodi, 10 prego. Milioni di dollari! Si accomodi! Che male! Quello che ho dato a te, ho dato a lui. La segno, la segnino. E ricordati che non cederò mai all'arabo e alle sue postille. Che male. No, niente, una piccola questione di dettaglio sulla quale non siamo d'accordo, una cosina. Una 13ª perla bruna. Che bella espressione. Oltre a essere bello, Youssef è anche poetico. Chissà come starei col velo. Francesca, non diciamo stronzate. E poi, oggi le distanze non contano mica più. Ti verrei a trovare quando vuoi, anche molto spesso. Va bene, così diventerai l'amante di mia moglie. Lo so che non è possibile, però potresti pagare gli stipendi arretrati, comprare nuovi macchinari e io diventerei la favorita dell'harem. Chi sarà a quest'ora? Vado ad aprire. La favorita dell'area. Ti regaleremo un pozzo di petrolio. Grazie, acqua e olio tutto a posto. Bene. Vediamo se vi fa ridere anche questo. Allora, la vedete questa? Io adesso stacco la sicura e conto fino a tre. E sapete che cosa succede dopo che io ho contato fino a tre? 4, 5, 6. Ridete, vedrete che casino vi succede. 7, 8, 9, 10. Permette? Ah, mancava giusto lei. Le porto una nuova proposta. Anch'io. Ma Berto, ma cos'è che hai fatto? Sei matto? Pensavo di essere nell'harem. Ma scusi tanto, eh. Grazie.
Mi scusi, ma non sono riuscito ad usare la potenza dell'avambraccio. Prego. Il signor Hakim voleva parlarti di una nuova proposta. Sì. Dica. Mio signore, ci ha pensato su e si è reso conto che non può separare per sempre quello che il vostro Dio ha unito. Meno male. E allora ha acquistato qui in città una meravigliosa villa approntando una stupenda alcova. E allora? E allora ha deciso che sia contento di una sola notte d'amore. Una sola notte d'amore? Sì. Ma per chi mi ha preso? Per una puttana? Fuori da questa casa, eh? No, ma scalzone, rubiano, no. Manutengo! Non così! Fuori! No! Vado, ricciò! No! Sei un delinquente del tuo padrone! Fuori da lui dentro che c'è tutto, eh? Schiavole a malora! Capisco sposarmi, ma una sola notte d'amore? Ma come si permette? Brava, amore mio. Ho perduto un affare di miliardi, ma ho ritrovato mia moglie. Adesso mi sento in grado di affrontare i miei operai a testa alta, senza il peso delle corna. Fratelli italiani, siamo tutti figli della stessa terra e non permetteremo per Dio che un arabo insulti la nostra nobile stirpe. E allora diremo di no ai suoi soldi, al suo petrolio, alle sue libidini, ai suoi bassi istinti animali. Evviva l'onore e la dignità! Andiamo, va. Vedo che mi avete capito. E non è finita qui. E che vada a fanculo, lui e i suoi petroldollari. È stato bravissimo, dottore. Mi sono fatto prendere un po' la mano nel finale, ma insomma.